ritmicamente e armonicamente con quella precedente, e quindi si crea già una struttura armonico e ritmica un po' più stabile, e quindi da lì si costruisce mano a mano sezione per sezione. Quindi il brano cresce praticamente, comincia diciamo con poche voci, mano a mano prende corpo e si arricchisce di voci, e poi però tu con la tua bocca cosa fai con sto microfono? Che si sente di tutto, cosa succede? Diciamo perché, che quello che mi piace fare è un'esplorazione vocale, quindi che vuol dire? Esplorare vocalmente significa non limitarsi a usare la voce per fare i classici suoni che si sentono nella musica leggera o tradizionale, ma andare a pescare sonorità prese qua e là antropologicamente da varie parti del mondo. Quindi fare cantare come si canterebbe in Medio Oriente, cantare come si canterebbe nel Tibet, cantare come si canterebbe con sonorità magari indiane, con proprio con fonemi anche che ricordano altre lingue, mentre in realtà io non sto dicendo parole magari vere, ma... E quindi non ci sono dei testi? Non ci sono dei testi? No, in realtà no. Si possono utilizzare... Sì, in realtà è una realtà onomatopeica, dove grazie alla sillaba il tono della voce può sembrare una parlata di un'altra lingua. Ecco, ma... E quindi può succedere, chiedo, perché vogliamo sapere... Assolutamente originale questa cosa, e sono contento che abbiate scelto anche un po' della Valle d'Aosta per questa cosa. Sì, perché ci sono questi... siamo stati scelti. Che meraviglia, Bassavalle e anche Aosta, sì, quindi molto molto bene. Volevo dire, ma può succedere quindi che in un concerto accadano delle cose magari impreviste, nel senso buono musicalmente, perché se sono improvvisazioni non c'è nulla di scritto, no? Può succedere di tutto, ecco. Non c'è niente di scritto, due spettacoli non possono essere uguali. Il lavoro che stiamo facendo va avanti dal 2010, ovviamente, e poi da questa idea di portare le Circle Song qui continente, quindi metterlo al servizio anche della valle, perché insegnando qui c'è un bacino di utenza molto molto ampio, e è un lavoro che va avanti più o meno quindi dal 2010, e lavoriamo a seconda delle situazioni due volte al mese. Non sono tutti professionisti, vengono per divertirsi, in molti non leggono la musica, in molti è la prima esperienza con la voce, per cui spesso questo coro è un bacino dove le persone si incontrano, possono sperimentare dalla propria voce, dire io posso cantare, posso farlo, mi piace anche farlo, e poi magari scelgono di voler fare un repertorio più tradizionale e quindi vanno a finire magari in un altro coro, però senza questa esperienza magari non avrebbero mai incominciato a cantare, e quindi questo per noi è, come scuola, è una cosa fondamentale. Come mai Davide ha scelto proprio Quincinetto? Perché come mai qui? È bello, è molto bello, sì, è bellissimo. Nel 2007 sono stato chiamato qui da una scuola di musica, che è l'Associazione Culturale e l'Artistica, a insegnare canto moderno, e mi sono un po' innamorato di questo paese. E un po' anche da un punto di vista geografico è un crocevia di persone. Mi sono stupito tantissimo infatti di come l'utenza non arrivasse da Quincinetto, in realtà io ho pochissimi allievi di Quincinetto, che è un paese che conta 1100 abitanti probabilmente, ma abbiamo tantissima utenza dalla Bassavalle, gente che arriva addirittura da Aosta e anche da sotto.